Siamo con Michele al Santa Tecla Palace di Acireale. C'è stata una serata molto bella proprio ieri sera in occasione del carnevale e siamo appunto con un ragazzo che fa parte appunto dell'entourage dell'organizzazione. E vogliamo chiedergli che cosa gli è piaciuto, insomma, di queste serate. Quante sono state intanto, Michele? Sono state due serate, sono state due serate, mattina completa del 18 e il 17 il pomeriggio ci siamo conosciuti. Ho trovato un gruppo di persone fantastiche, persone che avevano lo spirito del carnevale, ma lo spirito del divertimento, con tanta armonia. Senti, volevo chiederti, Sì. la caratteristica di questo carnevale di Acireale è vissuta proprio nel Santa Tecla. Che mi puoi dire, diciamo, ecco? Allora, velocissimamente, a livello strutturale, una struttura bella, vista mare, e se poi riusciamo a fare una piccola inquadratura, poi si vede il mare alle nostre spalle. Questo crea il sorriso ogni giorno. E quello che ha creato il bell'ambiente è la gente. Abbiamo trovato veramente bella gente che aveva la voglia di star bene, la voglia di sorridere. Questa è la cosa importante e spero che questo sia un messaggio per tutti. Sorridiamo che la vita è bella. Senti, quali sono stati, diciamo, i momenti più calienti di queste serate, vissute Sì. con i bambini, ma anche con gli adulti? Sì, perché fortunatamente il carnevale fa tornare quasi tutti i bambini, quindi c'è stato un momento di una sfilata di carnevale con i bambini, un pomeriggio fantastico all'insegna della famiglia e la sera gli adulti hanno avuto la possibilità di passare una bellissima festa, anche loro in maschera, per Certamente, ricordare questo ma momento. volevo anche chiederti un'altra cosa. Sì. Tra i carnevali della Sicilia, per quanto mi riguarda, puoi fare una comparazione con qualche altro luogo? Appunto, so che tu vieni da Palermo, quindi sei a Termini, Sciacca, Sciacca, ci ecco. sono. Che cosa puoi, se tu dovessi dire, diciamo, la caratteristica più importante di questo carnevale di Acireale comparato con questi? Allora, no, non riuscirei a fare una comparazione perché non conosco le caratteristiche dei carnevali, però quello che penso sia importante che sostiene tutto e che la Sicilia riesce a organizzare bei eventi, riesce a organizzare momenti di unione per tutti. Questo credo che sia la forza o l'unione che possono avere i carnevali I o le giovani feste. qua, i giovani, dico, come Sì. si sono divertiti. Sì, abbiamo avuto persone di diverse età, quindi c'è stato un momento di collante tra tutti, veramente fantastico, senza differenze di età, quindi molto bello. Benissimo, senti, un'ultimissima domanda, che cosa vuoi dire, diciamo, ai coloro che leggeranno? Soprattutto in relazione al fatto di questa organizzazione del dopolavoro ferroviario, ti è piaciuta? C'è stato qualcosa che avresti voluto andasse meglio? No, sono veramente felice, sono felice di aver conosciuto questo gruppo di persone, come ho detto prima, che sono state molto rispettose, molto cordiali e sempre un sorriso stampato in faccia, probabilmente perché credono nella vita e credono nella sana vita, quindi sono veramente felice, da cambiare nulla. Grazie Michele, noi vi ringraziamo e ringraziamo anche tutto il gruppo dell'animazione del Santa Tecla e soprattutto l'ospitalità che ci hanno offerto. No, grazie a voi, grazie per questo tempo che ci stiamo scambiando e grazie per questi giorni perché nonostante io abbia lavorato ho passato una bella giornata, quindi questa è la felicità.